Ciao a tutti da Mox e bentornati su Asmigration Channel Magic Masters. Oggi siamo live dall'Alessio di The Joker, link in descrizione, e ce l'abbiamo qui presente insieme a Bocca. Salve. Che faranno una partita con Mander. Bocca gioca a Minatu, giusto? Sì. E tu, Ale? Una variante anti di junk con un comandante molto strano. Quindi... purtroppo, siccome parte delle carte utili sono altrove, ho dovuto fare qualche proxy. Vi lascio alle paio di cose. Style. Pare. La prendo. Scegli tu. Inizio io. Almeno vediamo anche dei mazzi diversi. Questo qui è ancora molto sperimentale. Vabbè. È sceso adesso dal beta test. Sei. Sette. Facciamo sempre il totale, sì. Sì. La prima gratis e poi le altre. Sì, ma direi che senza pensarci in un minuto lo mallio subito. Io invece tengo. No, io una sola terra era e costo base 3. No. No good. No, non ottimo, ottimo, ma già migliore. Fun fact. Vado. Terra e passo. Pesco. Terra. Passo. Pago 2 punti di vita. Sì, mettetevelo comodo. E faccio un counterbalance. Ok. E passo. Ne pago uno anch'io. E sfaccio. Come al solito, ho detto, da qualunque parte io cominci sarà dal lato opposto. Ma è ovvio. Nostro. Perché avevi qualche dubbio riguardo? No, ma ne ho messe così tanti. Come si dice? Tanti rampini qua dentro per andare a prendere le carte. Nel mazzo che sono sicuro che siano sempre tutte in fondo. Stavolta è la metà. Dunno. Foresta? Vai andare. Pesco. Gioco un panorama prismatico. Sì. E paghi uno, suppongo. Sì. Poi. Tappo tre. Mi dà una pulitina, sono quelle normali, quindi se le lisce? Sì. Poi tappo 3 e faccio una Narset separatrice dei veli. Ok. Ogni avversario non può pescare più di una carta per turno. Ah, lo fai apposta contro il mio comandante che fa solo questo. Vabbè, vuol dire che la pescherò nel tuo. Guarda, faccio il meno 2 e guardo le prime 4, poi ne rivelo una non terra, non creatura tra est e l'aggiungo alla mano. Ok. Cosa hai rivelato? Una morte sì. Fai. Ok. E poi passo. Allora. Io vorrei fare una votazione del raccolto sacrificando la forza. In risposta, rivelo la prima. No. Il costo 4. Quindi posso andare a prendere. Bene, so che hai una cosa cattiva a costo 4. Beh, siamo persone serie. Prendiamo. Abbiamo la terra giusta. Il problema è che qua sono talmente tante che potrebbero essere tutte giuste. Puoi smazzare se vuoi. Ok. Stappo. E pesco. Jeez. Giocherò il proxino e una della mia unica terra era doppia, il Bayou. 1, 2, 3, 4. Due rossi e un incolore. Vorrei saccheggiare. Vediamo un po'. Vorrei. Ehi, saccheggiare la tua tomba d'acqua. Ok.
e poi dico che puoi andare. Faccio il meno 2. Tro. Ribero un attimo per celebrare. E puoi andare. Ok. Allora io stapperò e pescherò. E dunque giocherò il proxino dell'Aidenese. Esatto. E vorrei, vediamo un po', 1, 2, 3 e 4. Vorrei pagare 1 e andare a prendere una montagna. O una pianura. No, niente pianura. Prendiamo una montagna. Mi smazzare. Ma visto che sono un uomo molto pigro, vorrei provare a pagare 3 e giocare una battaglia in salita. Le creature controllate dai tuoi avversari entrano in gioco tappate. Ok. You may, sì, quindi puoi rivelare. Rivelo. No. 0, ok. E puoi andare. Molto passo, faccio a Brimstone. No? Vai pure. Sì. Tanto devi ancora pescare di turno, quindi. Guadagno un punto vita. E poi passo. Ok. No, io stopperò. E pescherò. È la prima volta che lo pesco da quando l'ho messo nel mazzo. Tipo 26 partite di test la prima volta che esce. Ci sta. Vabbè. Ci sentiamo ottimisti? Visti? Vediamo se Bok è fortunato. Vorrei provare a fare dei cavalcatori di valanghe. 2-2, eco, rapidità. Quando entrano in gioco distruggo una terra. Dimmi tu se vuoi fare qualcosa in risposta. Purtroppo non posso farlo. Beh, allora quindi puoi solo rivelare di counterbalance, ma probabilmente sai già che cos'è. Sì, infatti non faccio niente. Quindi entra? Sì. Ok, quindi entra, io vorrei toglierti il mana blu. Ok. E poi attaccare lei. Ok. E poi dico che puoi andare. Direi che posso. Vai in discard? Sì. Ok. Quello che si va a fare un turno addizionale, giusto? Sì. Sì. Ok. Allora io stappo, pago 4 e mantengo l'oro. E pesco. Oh, una terra. Beh, vorrei provare ad attaccarti direttamente. Ok. Vai pure. Vai. Allora. Stappo loro, adesso non li devo più mantenere. Devo scartare e scarto. Vabbè, allora aspetto che tu metti lo scarti. Stappiamo, peschiamo. Oh, ma guarda che belle cose. Così. Allora. Beh, ti attaccherò. Ok. E poi. Sì, dai. Vediamo se hai qualcosa a costo 3 in cima. Vediamo. No. Una terra. Beh, dai, no, non è così male. Significa che la puoi usare. Vabbè. E puoi andare. È un 1-1, sì, anzi, un 1-2, volare. Un nero, un rosso e un verde, la tappo, il giocatore avversario sì, pesca sì. Una carta. No, sto guardando, è solo quando entra in gioco questo. Sì, solo quando entra. Se cambia il controllo non fa niente. Vai.
Allora, io alla fine del tuo turno vorrei pagare 3 e fare un erpice, sacrificando la montagna. Provo a vedere se... No. Ok, costo 6. Danna, cos'è questa cosa? Un libro a sogni. Ehi. Bello questo qua. Bene, allora sacrifico la montagna, prendo 2 terre base e le metto in gioco stappate. Allora, prenderò un'altra montagna che avrei pescato e una palude che avrei pescato, vedi? Poi vuoi smazzare? No, vabbè. Bene, allora io vorrei fare un tutore vampirico, anche già che siamo. Vabbè. Andiamo a prendere una cosa e metterla in cima. Adesso ci sarà un bel po' di scelta. Direi che questa potrebbe essere una scelta abbastanza cattiva. È una delle cose vintage che ho messo nel mazzo. Adesso. E è la tua scelta? Sì, direi che è proprio quello che prenderò. E perdi 2, ovviamente. Per aver giocato il vampiro. Puoi smazzare se vuoi. Ah, va bene. Ok, questo è il cimitero e sta. Questa la metto in cima e la pesco. Allora, vediamo un pochettino. So che tu hai quello lì, quindi io farò per fare una cosa di questo genere. 1, 2 e 3. 2 neri e 1 in colore. Desolazione. Cosa fa? Alla fine di ogni turno, ogni giocatore che ha tappato una terra per il mano durante quel turno sacrifica una terra. Se viene sacrificata una pianura, Desolazione fa 2 danni a quel giocatore. Poi vorrei attaccarti con la Vanish Rider. In risposta all'attacco ti spacco lei. Ok. E comunque, anche se questo va al cimitero, sia io che te dobbiamo sacrificare una terra alla fine del turno. Ok. Bueno, a me va bene. Bene. Allora, quindi... quindi questo entra. Sì. Entra. Entra, fa 2 danni. Danni. Io... 1, 2 e 3, no, questo lo faccio poi dopo, io sacrifico questa. Passo e alla fine del turno devo sacrificare. Okay. La cosa cattiva è proprio questa, che è retroattiva, infatti nello stesso turno in cui io la gioco devo, se ho tappato delle terre per il mana, anche per non per giocare lei, sacrificarne una. E poi può andare. Pesco. Terra di turno. Tappo. 3. Gioco a minato. Hai giocato a minato. A minato dice più 1. Scegli una carta dalla mano. Peschi e scegli una carta dalla mano e messo in cima. Una brainstorm da 1 in pratica. E puoi andare. Pescala. Quella che hai messo in cima. Nel mio turno sempre? Sì, nel tuo turno. Ok. Stappo. E pesco. Beh, allora, vediamo. I cavalcatori di Barang vorrebbero attaccare a Minato. Attaccherò a Minato. E poi a 3 vorrei fare una termofusione, bersagliando il santuario arcano. Distrugge una terra bersaglio, se è innevata io guadagno 1 punto vita. Vita. Questa? Puoi comunque rivelare con questo. Non c'è il vero, sì. No. Ok. E dopo dico che puoi andare. Pesco. Altare della nidiata. Sì. E poi giochi una terra. Gioco torre di comando. E macino 1. Sì. Che è un trionfo di Liliana. Ogni avversario sacrifica una creatura. Molto utile perché tu creature non ne hai. Beh, in gioco almeno. In questo momento non ne ho effettivamente. Amminato dice più 1. Ok. Passo. Ne hai 7 in mano? Sì. Facciamo che ne hai 8 e devi scartarne una. Ok. E direi che scartiamo... Lo so, è un Planeswalker... è un comandante talmente triste che nessuno se lo fila. L'avevo scelta soltanto in base ai colori. Sì, sì, poi sì. Ci sono affezionato. In fin dei conti è una cosplay. Ogni turno uno dovrebbe cambiare la roba. Questo è interessante. Allora, parliamo di cose interessanti. Io vorrei fare un incantesimo dell'antico su Aminatù. L'hai fatto.
Beh, puoi rivelare, eh? Ah, già, mi dimentico sempre che... Vabbè. Allora, fino adesso non ha funzionato ancora una volta. No, poverino. Povera quanto il bambino. Quindi Aminatou ci muore. Per adesso. E dunque... Beh, io per non sapere leggere né scrivere attaccherai te. Ok. E poi direi che puoi anche andare. Pesco. Gioco terra di turno. Quindi tu marci. Che è un attore di comando, sì. Per fortuna. E gioco a Minato. E gioca da Minato. E macini uno. Che è fortunatamente un'altra terra. Non parli. Lo so, è strano. Sta a deludere. È strano, vero? Ho Minato dice più uno. Sì. 14. Con 14 non l'avrei fatta entrare, ma neanche mai. Direi che no. E vai. Stavolta vorrei pescare io, adesso è una bella terra. Quasi. Quasi. Stappo. Catimano ne hai 7? Sì. Sempre stappo. Pesco di turno. Cosa dicevo a proposito delle terre? Esatto. Vedi? Abbiamo macinato due terre. Pesca una terra. Terre? Adesso ho pescato una terra. Vedi? Così. Vabbè. Allora, siamo seri per un momento. Vorrei fare un Sakura Tri-Bender. Sì. Entra un Sakura Tri-Bender o vuoi rivelare? No, non rivelo. Ok. Mi sa che non lo sacrifico neanche, anche questo qua, lo tengo solo per picchiare questo passo. E dunque, visto che la popola fa chiunque, comunque gli Avalanche Rider fanno quello che fanno tutti i turni, cioè picchiare meno. Ok. Tutti i turni proprio. Più o meno, sì. Finché non riesco a togliergli anche le altre terre. È giusto che lui le abbia viste, effettivamente, io ho visto parecchi spaccaterre. Vado? Ci sto pensando. Sì, direi che puoi andare. Terra di turno. Macino uno. Oh, una cosa che spaccava una creatura. A Minato dice più uno. Interessante. E poi metto sopra. Ok. Poi passo. Fine tuo pescherei uno e sfeccerei. Ok. Prendiamo la montagna. Puoi smazzare se vuoi. Allora, e io sto. Peschiamo di turno. Ah, questa è una cosa veramente bellissima. Sai il sarcasmo proprio, eh? Vabbè. Una cosa bellissima. Allora, il Sakura e gli Avalanche Rider e anche Xira Arien vogliono attaccare a Minato. L'hanno fatto. Hanno ucciso a Minato. 1, 2 e 1, 3. Vorrei fare una pioggia di pietre su questo. Allora, decidi se vuoi prima rivelare quello o se vuoi fare altro. Ho ancora 4 mana stappati, se vuoi sapere. La counterò, esilio tutte le altre magie e esilio quindi le tre pile e neutralizza tutte le abilità che sono in più, ovviamente. Niente, va bene. E quindi io con voi vorrei fare un Power Surge. Allora, è un incantesimo che costa 2 mana rosse. All'inizio del turno di un giocatore, prima dello stop, quel giocatore prende un danno per ogni terra stappata che controllava prima dello stop. Ok. È il contrario del mana barbs in pratica. Se all'inizio del turno hai delle terre stappate, ti prendi un danno per ogni terra stappata. Ok. Entra. Sì. Puoi sempre. Sì, ma. Io non sì, ma lo so a cosa c'è. So che tu lo sai, però io non lo so perché tu l'hai messo. Meno male che non lo so. E quindi è entrato. Sì. Bene. E io, visto che tanto non ho robe, attingo, vengo, ho 2 mana verdi e passo. Mio turno. Sì. Prima carta che pesco. No. Prendi 2 danni. Ma a quel punto poteva attingere anche lui. Sì, infatti, però deve ricordarsi di farlo prima dell'inizio del turno.
telefono. Okay. O meglio, quando io dico passo, dici alla fine. Ok, ah, ok, allora faccio così. Devi ricordarti di farlo. Sì, però sì. Questo serve per ridurre la possibilità di che uno abbia le counter. Va bene. O si tiene il mana libero, oppure. Comunque, prima carta pesco, capo legna. Tutte le creature vanno in fondo al mazzo. Ok, questa posso decidere di metterla nella zona di comando. Mondo. Allora. Lei la metterà nella zona di comando, quindi costerà due in più. Questo lo sacrificherò per andare a prendere una terra e qui. Allora, quindi si usa prima questo e metto una terra e poi questa la metto sotto. Prendiamo un nero che c'era già. E questa, ah giusto, puoi smazzare. Ok, e questa la mettiamo in fondo. E poi io... Cioè per eliminare un 1-1, un 2-2 e un 1-2. Stappo, d'accordo, mi segno con un dadino che lei ha lasciato il terreno. Volta. E pesco. Sai quando hai delle cose veramente divertenti da pescare? Wow! Eh sì. È veramente una carta bellissima. Cambierà sicuramente le sorti della partita. Ma guarda, io per non saperne leggere né scrivere, io la giocherei anche. Ma è giusto. Come anche vorrei giocare una lanterna cromatica. L'hai fatto. Okay. Anche voi che provare a canterarla. La risposta... Faccio un predire il tempo. Sì. E counter la lanterna cromatica. Se lo fa, tanto meglio. Meglio. Comunque qua se vedete un salto è perché giustamente la videocamera ha smesso di registrare così a cazzo. Una in mano, una in cima, una in fondo. Sì. Oh yeah. E... Oh... Ha! Counterà. E vai. Io no. Una tassa? No. Sulle terre? No, nel mare. Sì, lo so. E quindi passo. Giusto, bravo Bok. Pesco, tappo 3. Faccio tassa che è andata tappata. Allora, è una creatura quando la lanci, ma quando entra in gioco non è una creatura. In realtà è una creatura quando entra, perché io adesso ce l'ho. Ah, perché era 3? Non era 5? Ah, 5. Ah, 5, vero. Okay. Quindi cioè, mi sembra che... Giusto, è un permanente, quindi immagino uno. Un terrivolo! Poi. Questo sì che sarebbe stato un gioco. Una terra di turno. Immagino uno, che è una terra. Tanto. E pensa che sono solo 35, io mi domando come faccio a pescarne così tante quando mi servono. Non lo so. Io posso. Stappo poi nel mio e pesco. Cosa bella è che ho stappato anche le carte che avevo in mano, vedi che roba. Eh beh. Tanto per dire che non ce n'erano abbastanza, Sa, vabbè dai, facciamolo così, così magari gli facciamo sprecare un altro counter. Allora. Facciamo uno verde. 1, 2 e 3 in colori. Facciamo una rivendicazione di Ciel Sudario. Ciel Sudario. Costo 4, stregoneria, ci gioco fino a 2 foreste dal mazzo. Mazzo e le metti in gioco. Proviamo a vedere. No. Noi stiamo vedendo proprio. Cose belle. Delle cose bellissime. C'è da dire che... Ci saranno, ci sono delle foreste? Sì che ci sono. Beh, adesso che so che c'è quello, potrei anche giocare Xira Alien dal mazzo. Potrebbe. Vuoi smazzare bocca? No, va bene pure. Un verde, un rosso e un nero. Due in colore e uno in pool. Vorrei giocare Xira. L'hai già fatto, tappo. Direi che non dovrei bisogno di profetizzare. Poi se vuoi puoi metterla in fondo, perché tu puoi guardare e decidere se lasciarla in fondo. Perché poi magari è qualcosa migliore da pescare. Che effettivamente adesso terra ne avevi comunque. Macini uno, che è una cosa utile invece stavolta. Non è quella di Skyrim, ma ogni giocatore può giocare magia e abilità solo durante il suo turno. Bello sto colpo, potrei mettere... Sì, sai qual è la cosa buffa? No. È che con questo non si possono tappare le terre nel turno degli altri giocatori. Perché c'è tutte le abilità, non di mano. Faccio una studiosa delle ere. Ok, allora lei è un 3-3. Che quando entra posso riprendere le due instant o sorcery. Sì, dal cimitero, ok. Sì, ed entra tappato. Entra tappato, sì. Allora, una terra.
e un putrefy. Perché due? Ah no, scusa, no, vabbè. Per la terra l'avevi già messo la situazione. Ero convinto evidente che ne mettessi in gioco qualcosa. No. Cosa? Sorry. No. E due. Quindi hai preso Mortify. E un brusco congedo. Sì. E lei è una creatura adesso. Sì, adesso sì. E direi che passo. Allora io penso che stapperò sì. Ossi e pescherò Obby. Obby. Beh, visto che lui è tapped out, non so che cosa abbia in mano, però potrei fare la persona veramente molto triste. Potreste? Sì, farò la persona molto molto triste. Perché non farlo? Perché non farlo? Vorrei giocare due neri e due in colore, fa una competenza di Yahenny che dà -3/-3 a tutto. Lo fai. Ok, quindi entra, non riveli niente con questo? Sì. Entra, cioè, ok, va bene. Bene, quindi allora, tutte le creature prendono -3/-3. Okay. Io in risposta, allora, un rosso, un verde e un nero. Io tappo lei e pesco uno. E poi posso lanciare una magia a costo 3 o meno dalla mia mano. No? Vorrei putrificare questo. Ok. E poi muoiono. No, lei la mettiamo qui. Ah sì, ti ho preso il dato io prima, scusa. E poi... Un sol. Soprattutto il sorring. È quello che ho pescato con lei. E attingerei anche io domani. Ok. E poi puoi andare. Profetizzo. E lei di nuovo non è più... Prima carta del mio che esatto. Pesco. Sì. Tempo è turno resta? La esili, vero? Dopo averlo sì. Fatto? Sì. Io ho 5 bellissime mana. Tappo 3 e ti spacco questa. Davvero? Sì. Pensavo avessi tolto questa. Non mi cambia più di tanto la vita. E faccio un tutore illuminato. E anch'io andrò a prendermi un Sorring. Se lo trovo. Ti ha sbaragliato con questo. No, ma sul serio, mi ha sbalordito. Ti ha spiazzato. Sul serio. Si vede che gli serve R per fare qualcosa, che costi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Io però... adesso avrei paura di botte in questa situazione. Ah, guarda, tanto questo qua è un mazzo for fun. Non ha ancora raggiunto la sua completezza, diciamo così. La sua ultima forma. Non hai ancora visto la mia forma definitiva. Non sono un tizio nudo o bianco e viola con la coda. Passo. Sì? Che fine ha fatto? Ah vabbè, l'avevo già messo in campo. Sì, però avevi comunque una terra stappata, potevi giocarlo. No, l'avevo giocato perché comunque secondo turno pesco. No, ne avevi comunque una stappata a terra, sennò ti saresti fatto un danno con no, questo. No, era tappata. Faccio il Sorring e poi ha 2, 3, 6, 7, rigioco minato, che dice subito più 1. E metterà in cima qualcosa che costa 3. Terra di turno, tappo e vai. Allora. Stacco, pesco una carta potentissima. Ma sai proprio quando sei sicuro che il mazzo ti sta prendendo? It's over 9000 quella carta lì, eh? It's over night presa per i fondelli. Già. È lì? Costa 3. Bene, sapevo che l'avrebbe fatto. Più che altro l'ho fatto perché... Ah, spiegare gli angeli, bellina, sì. Spiegare gli angeli. È vero. Quindi, tanto poi tanto è assolutamente inutile. Cioè, già, tanto vedevo solo te. Allora, in realtà effettivamente non ho capito perché l'ha fatta lo stesso. Che cosa? Adesso, quello che toglieva le creature che entravano tappate. Tutto gli angeli entrano comunque nel suo turno. Rapidità non ce l'hanno. Io creature con rapidità al massimo ne posso avere due. Non so perché. Sì, effettivamente avrà... non ha avuto assolutamente senso. Avrà ritenuto che fosse giusto qua. Non mi serviva tenere aperto il mana così tanto. No, intendevo dire, non ha senso che tu avessi tolto quello che gli fa entrare tappati. Tanto è... Piatto è per coprirmi a minato.
Non ne ho così tante come qualità. Non è più di me. Vabbè, se quello è a costo 3, allora vuol dire che io faccio la persona molto ignorante e ne giocherò una a costo 4. Mi sembra. Vabbè. Ed è il flash. Anzi, aspetta. Tapperò due con il solo in. Visto quando la mia, una creatura entra nel campo di battaglia, l'Ether Flash fa due danni a quella creatura. Sì. È interessante. Allora? Sì, sì. Uno. 2 più 2 4 6 8 metto 8 angeli. Hai messo 8 angeli. Ti fanno 2 danni, ma sono dei 4-4. Quindi rimangono lì tranquilli. Poi io gioco col flashback. Fa 2 danni a tutte le creature. E cioè, vabbè, allora. No, tanto se c'è è source. C'è una roba del genere. Poi faccio il più 1 di amianto. E passo. Ok, allora io starno. No, ti fai i danni per quelle. Ma giusto, giusto. Mi faccio 4 danni perché mi sono dimenticato. Oppure le tappi. No, mi sono dimenticato. Allora, pesco. Sì, vabbè, ma allora ragazzi, cioè diciamolo. Ne hai un'altra a costo 3. No. Sembra veramente una comica, amiche, guarda. Beh, dai, non fanno la stessa cosa, peraltro, eh. Non puoi dire di avere problemi di mano. Ah no? Sì, sì, il problema opposto, sai, è la sindrome del giallo, quando ne hai troppo. Sarà vedere un po' cosa c'è. Intanto non credo ce ne siano tante, mettiamo queste due e qui e poi possiamo fare la seconda. Che non faremo perché la faremo secca, se no siamo qua fino alle 10 di sera. Sì, c'hai ragione anche tu. Questi due mazzi qua sono un po' da controllo. Allora. Comunque allora ne metto una tappata e l'altra la gioco come terra di turno. Poi attingo 26.857 mana. E a costo 7. Tanto tre colori ci sono. Tengo anche questo, tanto per. E così muore. Perché? Perché c'è questo? Cacchio, è vero! Poverina! Sì, sì. Sì, direi che è tua. Questa. L'hai fatta suicidare. Sì. È giusto, visto tutto, c'avevo del mana così, tanto valeva giocarlo. Ah, gli faccio sorbetto al più non diaminato. E non attacca. No, passa. Che astio. Sì. Poi, faccio 2, 4, 6, 8. Vaticinio diaminato. Ok. Esilio le prime 8, puoi mettere al campo di battaglia una carta terra scelta tra esse, poi fino alla fine del turno per ogni tipo di carta non terra posso lanciare quelle carte senza pagare i costi di mana. Ah, è bellissimo. 3, 4, 5, 6, okay. 7, 8. Cioè, su 8 sono venute fuori 5, 6 terre? 5. Sì. 6 terre? 6 terre? Sì. Ah, non 6. Sì. 2, 4, 6. Sì. Sì, sì, sì. Per fortuna che avevi già fatto questo, perché se, questo sembrava quasi una presa per i fondelli. Sì. Quasi. Ok, beh, loro le puoi giocare. Beh, una terra la posso giocare, non è che. No, dice per ogni carta non terra. Sì, sì, ma metti in campo una terra. Ah, metti in campo una terra. Beh, mettine una che profetizza, magari. No, quella che mi prolifera meno. Ok. Come se adesso lo servisse. Perché poi tanto attacco. Esatto. Infatti. Però sono un sacco di danni. E pescavo un'altra cosa utile, spacca una terra e da e vai. E da due mana. Le partite più buffe che abbiamo giocato. Sì, è stata veramente esilarante questa partita. Comunque speriamo che vi sia piaciuto, se così lasciateci un bel like, un commento qua sotto, iscrivetevi e passate a trovarci anche su Facebook. E detto questo, noi vi salutiamo. Ciao a tutti da Moxie, da Ale ciao. E da Bocca. Salve. Ciao.